La digitalizzazione, direi, è fondamentale al giorno d'oggi perché serve all'impresa per proiettarsi nei mercati, ma anche serve all'impresa per proteggersi con la cyber security da una parte e proteggere i propri dati dall'altra. Proprio in questi giorni, l'11 di dicembre, scade l'obbligo per il titolare effettivo, ossia quelle imprese che ancora non hanno fatto la dichiarazione in Camera di Commercio, per dichiarare chi è il titolare effettivo. E questo è un obbligo di legge che tra l'altro è anche sanzionato e tramite una telefonata si prende un appuntamento, se lo si può fare come si vuole o in camera oppure anche tramite la digitalizzazione, così come strumento proprio di comunicazione e di rapporto con l'amministrazione pubblica. E quindi invito gli imprenditori entro l'11 di dicembre di fare questa dichiarazione perché altrimenti si rincorre in sanzione. Questo permette cosa? Permette di avere chiarezza chi è il titolare dell'impresa. Noi abbiamo visto anche in questi giorni con il 110% ci sono state delle truffe, e le truffe sono dovute a cosa? Alla poca chiarezza di chi è il titolare dell'impresa. Imprese che si sono avvicinate al nostro territorio, che hanno iniziato dei lavori e poi sono scappate via. Questo non deve accadere. Non deve accadere se l'impresa si sa effettivamente chi è il responsabile. E quindi l'appello che faccio, fate quanto prima questo obbligo di legge, ma è un obbligo che permette la trasparenza e la concorrenza leale.